Sì, eccomi qui per un nuovo video e questa volta vorrei parlarvi di alcuni prodotti che ultimamente stanno riempiendo la mia pochette trucchi anche quando viaggio oppure quando sono fuori e appunto sono alcuni prodotti Deborah che ho messo qui dentro e volevo appunto farveli vedere. In particolare sto utilizzando moltissimo in questo periodo, oltre al mio mascara preferito che è nero, che rimane sempre il Black Più Long di Deborah, che ormai utilizzo da sarà 2 o 3 anni e mi piace tantissimo. Sto provando anche questo qui, che è il Lash Creator Balmain Care, che invece è sicuramente più nuovo, diciamo, di questo che invece c'era tantissimo tempo. Anche questo è molto buono, è di un nero molto intenso, però comunque il mio preferito rimane sempre questo. Entrambi hanno un manico un po' particolare, ergonomico e conseguentemente anche la stesura del mascara stesso sulle vostre ciglia. In particolare oggi ho deciso di indossare sull'occhio destro questo, mentre sul sinistro il mio preferito, per farvi vedere un pochino la differenza, quindi vi lascerò una foto. Poi volevo farvi vedere questi ombrettini che io trovo fantastici. Ne ho preso uno per farvi vedere, ma in generale tutta questa linea è fatta di ombretti molto carini, che sono questi qui, i 24 ore velvet, questo in particolare è marrone, e sono molto carini, e ho utilizzato questo ombretto oggi per mettere il colore nella piega dell'occhio per donare profondità al mio sguardo. Altra cosa sicuramente da abbinare con quell'ombretto è questa matita nella linea 24 ore, è una matita automatica, quindi di quelle che escono e che quindi non ha bisogno di essere temperate, per questo è il motivo principale per cui io di solito porto sempre queste matite quando vado in viaggio perché non mi piace portare dietro il temperino, e poi anche uno spumino sul retro per sfumare la matita. Questa matita ha una tenuta e una durata veramente elevate, è di un bellissimo marrone e ricorda molto quelle di Essence, con la particolarità che questa ha lo sfumino, mentre quelle di Essence no, ma hanno anche un prezzo inferiore sicuramente, anche se comunque il prezzo dei trucchi Deborah in generale non è affatto elevato. E poi, sempre per quanto riguarda il make-up occhi, ho voluto inserire questi che sono i long lasting. In particolare, questo è di questo bellissimo rosa perlato, molto bello, e anche questi ricordano i long lasting di un'altra marca che è quella della Kiko. Anche il packaging è praticamente identico, sempre nero, e alla fine c'è il tappino posteriore con il colore che trovate all'interno. Anche questi durano tantissimo, sono waterproof e infatti anche se lo mettete sulla mano, ad esempio in questo modo. Poi anche con l'acqua fa molta fatica a venire via e non viene via del tutto, comunque dovete sfregare molto e serve veramente molto struccante, uno struccante a base olio, d'olio e acqua bifasico. Poi volevo parlarvi di questo, anche se ve ne avevo già parlato in passato, è il rossetto numero 8 di questo bellissimo fucsia che a me piace moltissimo indossare in queste giornate invernali per rallegrare un po' l'atmosfera intorno a me, poi penso che sia adattissimo per le feste ed è quello che indosso in questo momento. È appunto il numero 8 della linea Milano Red, ma in generale tutti i rossetti di questa linea sono fantastici. Anche il numero 1 che ho visto in profumeria ma che non ho, però mi piace tantissimo, che è un nude molto molto bello e si adatta anche alla mia carnagione che pur essendo chiara sta comunque bene con quel rossetto, anche se in generale io non sto molto bene con i rossetti molto molto chiari perché ho già un carnato comunque molto chiaro. E poi volevo parlarvi infine di questi smalti. Oggi ho deciso di indossare questo smalto blu verde petrolio, che è questo della Debby.
Che mi piace tantissimo. In realtà non avevo mai provato finora smalti Debby, della linea, diciamo, per le unghie della Debby, ho soltanto una lima unghie con la quale mi trovo benissimo, mi è durata più di un anno ed è veramente fantastica. Mentre questo è il mio primo smalto Debby, e diciamo che subito già dalla prima stesura mi è piaciuto tantissimo. È un bellissimo colore, senza glitter, però molto luminoso. Si stende molto bene sull'unghia, per il prezzo che ha sicuramente ve lo consiglio. E infine volevo parlarvi di altri due, diciamo, di uno smalto che è un pochino particolare, per questo ho deciso di inserirlo in questo video. È uno smalto della linea matte, in realtà è l'unico smalto matte che possiedo, ed è questo che ho deciso di applicare sul mio anulare, ed è questo marroncino molto bello che appunto anche con una sola passata diventa matte. Ed è veramente molto bello. Ho soltanto questo smalto matte perché in realtà poi avevo comprato uno smalto che è un top coat che rende tutti gli smalti che voi avete a casa matte. Quindi ovviamente se non cercate un colore proprio particolare che non avete già, io è questo il caso, comunque vi consiglio di comprare un top coat matte e di metterlo sopra un vostro smalto e questo automaticamente diverrà veramente matte, quindi ve lo consiglio tantissimo. E poi invece questo prodotto di cui vi avevo già parlato, anzi, vi lascio il link qui del video in cui vi faccio vedere questo smalto che è il make-up tutorial ispirato a Katy Perry che ho realizzato qualche mese fa. E in particolare è questo della linea Prêt-à-porter, un piccolino smalto sempre della Deborah, che si chiama Ballerina Tutu ed è il numero 31. È questo rosa bellissimo che io ho cercato in tantissime profumerie perché non lo trovavo mai, sono riuscita a trovarlo dopo tantissimo tempo e mi piace tantissimo. E niente, volevo parlarvi un pochino di questi prodotti perché appunto ultimamente mi sono trovata a utilizzarli molto spesso e soprattutto questi che vi ho fatto vedere sono i prodotti che mi sono piaciuti di più di questa casa cosmetica. Quindi volevo assolutamente farveli vedere anche perché questa casa cosmetica porta il mio nome, quindi fin da piccola sono sempre stata attirata e pensate che la mia prima palettina di ombretti è stata della Deborah, la seconda della Pupa, presa quasi nello stesso periodo. Quindi proprio perché il motivo principale è stato perché appunto aveva il mio nome. Quindi mi sono un pochino informata su questa casa cosmetica e dato che ho visto che comunque su YouTube non se ne parla, si parla tantissimo dei trucchi Deborah, ma pochissimo della filosofia e della storia di questo brand, volevo dirvi qualcosina, ma proprio brevemente, solo su alcune cose che ho trovato veramente interessanti, perché non lo sapevo, pensavo che Deborah fosse nata negli anni 60, in realtà soltanto il gruppo Deborah Milano, quindi dedicato alla cosmesi, è nato negli anni 60, ma Deborah Group nasce nel 1903, grazie ai fratelli Bonetti, quindi tantissimo tempo fa, e in particolare venivano prodotti soprattutto, erano una famiglia di chimici e di ingegneri, quindi questo gruppo, questa azienda si dedicava soprattutto alla produzione di prodotti farmaceutici. E pensate che il loro trisnonno fu allievo di Alessandro Volta, quindi è già diciamo, una famiglia con un background molto importante sicuramente alle spalle. Poi negli anni 70 ho scoperto che Deborah ha iniziato a collaborare con Versace, Crisia, Fiorucci, perché c'è stata ovviamente la nascita del Prêt-à-porter, perché già comunque negli anni 60 si era affermato il gruppo Deborah per quanto riguardava la cosmesi, grazie comunque al ruolo sempre più crescente che stava adottando fortunatamente la donna nella società e quindi Deborah è sbarcata in Italia e questa cosa mi ha molto colpito perché non sapevo assolutamente che Deborah avesse già iniziato a collaborare dagli anni 70 con Versace e con altri importantissimi stilisti. Quindi niente, volevo farvi sapere queste cose che ho scoperto e se volete vedere il make-up tutorial di questo video vi lascio il link qui. Ci vediamo al prossimo, ciao!